Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Eccoci presenti, 20 e 41 minuti, ringraziamo dallo stadio Giovanni Barcaro, Luisa Nicolli. Adesso siamo qui, pronti, ciao Corrado. Ciao, ciao. Stiamo bevendo un caffè, ci stiamo riscaldando in questa fredda serata e il risultato purtroppo non ci fa sorridere più di tanto. Brescia 3, la Nerossi Vicenza 2. Tanti messaggi che sono già arrivati al 345-7959-749 e diciamo che possiamo aprire ufficialmente anche la nostra linea diretta, quindi 0445-490-200 per chiamarci e per commentare questo risultato, dirmi ovviamente che cosa non è andato, che cosa vi è piaciuto, che cosa vi è piaciuto meno. Partiamo immediatamente leggendo qualcosa. Il messaggio è quello di Harry che scrive: sconfitta immeritata, purtroppo come sempre paghiamo i soliti errori, non capisco la scelta di Mancini che come al solito non tocca un pallone e non serve perché è ancora troppo giovane. Corrado. Ma sai, per quanto riguarda i giovani a questo punto è chiaro che poi tra l'altro credo che abbia giocato anche un pochi minuti in un momento molto caldo della partita, è stata tentata anche quest'arma, era credo giusto provarla, non ha dato frutti, ma insomma diciamo che la partita sta compromessa per tanti errori, stavolta anche per una buona dose di Iella, ma tu non puoi ogni volta farti gol da solo. Questo è il più grosso problema di questa squadra, che purtroppo continua a subire una marea di gol, e questo è il problema principale, perché quando sblocchi la partita poi se gli avversari sono bravi a trovare il gol, ma insomma se il gol te li fai da solo non diventa un problema. Abbiamo la prima telefonata di questa sera, chi c'è? Pronto? Pronto, sono Paolo da Valencia, Spagna. Ciao Paolo, benvenuto nella calda Spagna. C'era anche l'altra volta. Mi ricordo, guarda, mi ricordo, eccoci. Io parlo a Ferretto, che me lo ricordo anche su un'emittente vicentina che non dico il nome, ma posso dare del bravi ai ragazzi perché perlomeno, soprattutto nel secondo tempo, sentendo le notizie radiofoniche di qua, praticamente si sono impegnati, e questo è ben sperare. Non è un 3-2 triste, a mio parere. Certo, in difesa abbiamo sempre fatto vedere le lacune solite, quindi è una difesa anziana, per cui... Però, ripeto, a prescindere da questa ennesima sconfitta, tra parentesi il Pordenone ha perso ancora, giocando male, tra virgolette, possiamo soltanto trarne delle indicazioni importanti. Poi ho sentito che il pubblico è molto, i ragazzi della curva sono stati molto vicini, e questo fa ben sperare, dai, Tiziano. Io penso di sì, insomma. Grazie Paolo. Abbiamo fiducia, della... Abbiamo fiducia, bisogna essere super positivi. Ti ringraziamo Paolo, un abbraccio. Arrivederci. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao. A te, Corrado. No, diciamo che stavolta dal punto di vista almeno dell'impegno, della voglia, della grinta, niente da dire. Poi sai, quando, ripeto quello che ho detto prima, prendi tre pali sei anche sicuramente iellato. Il problema è che si è riusciti a passare in vantaggio contro un Brescia che insomma fin da subito non era parso proprio imbattibile, insomma si vedeva che non era una grande serata nemmeno per loro. Però il gol dell'1-1 lo regali, perché Padella fa una cosa incomprensibile. Poi il gol del 2-1 del Brescia, Proia si dimentica di liberare palla davanti all'area di rigore, la tiene, la cincischia, la perde, poi il rimpallo favorisce il giocatore del Brescia che infila grandi da solo. Cioè è un'azione che non è nemmeno un'azione offensiva del Brescia, è un'azione che di fatto è nata da un puro e semplice errore di una palla che il Vicenza avrebbe dovuto gestire molto meglio. E questo è, diciamo, il film di questa partita. Poi è chiaro che sbaglia anche un calcio di rigore, il portiere avversario che insomma fa anche delle parate importanti, ma questa è la Serie B e purtroppo non si può sbagliare. Il film di questa partita, il resoconto di questa partita è che la perdi perché hai regalato due gol. Il terzo, vabbè, diciamo che sei tutto in avanti a cercare il 2-2 dopo aver appena sbagliato un rigore. Poi sai, nel calcio ahimè c'è una vecchia legge che non
che non si smentisce mai, gol sbagliato, gol subito e purtroppo puntualmente accaduto. Diciamo che i numeri sono impietosi, se voglio dire in 13 partite tu subisci 27 gol, che sono di fatto più di due a partita, e poi è difficile, perché è difficile vincere le partite, e in questo momento questa squadra avrebbe bisogno di cominciare a vincere, perché oggi con la vittoria dell'Alessandria anche il quart'ultimo posto comincia ad allontanarsi, perché l'Alessandria è a 11, a 7 punti, poi ci sono il Cosenza e la Spal che sono a quota 14, quindi hanno 10 punti in più, con il Cosenza che tra l'altro ha una partita in meno, giocherà domani mi sembra a Parma, per cui potrebbe per carità anche perdere, però insomma è un distacco che comincia a diventare pesante anche verso il quart'ultimo posto. 0445 490 200 sulle frequenze di Stella FM, linea diretta per intervenire con noi. Intanto salutiamo anche tutti gli amici che sono stati allo stadio, che stanno uscendo dallo stadio, tanta gente, abbiamo anche il numero delle presenze, Corrado, al volo, grazie. No, adesso magari cerco di trovarle, però insomma sì, c'erano circa 7.000 persone come minimo. Andiamo con la prossima telefonata, pronto, chi c'è? Ciao, sono Paolo di Vicenza. Ciao Paolo, benvenuto, sei in diretta. Ciao Corrado, sono appena venuto via dallo stadio, quindi ho visto la partita in diretta proprio dallo stadio. E nel secondo tempo diciamo che tanto cuore, due pali, tre pali, a me è piaciuto più l'asta. Ma quello che fa più male è il calcio di rigore. Non si può sbagliare un calcio di rigore così. Perché non si può tirarlo così? Ci voleva qualcun altro che avesse più... E quindi a caldo così devo dire tanto cuore. E non ho visto, come ha detto Corrado prima, non ho visto un grande Brescia proprio per niente. L'abbiamo fatto diventare grande noi. Come sempre, come tutte le squadre che affrontiamo, come tutte le squadre che andiamo in trasferta. E quindi... Purtroppo dobbiamo incassare questo risultato, che per me è anche bugiardo. Mi spiace, almeno non sono per niente convinto che Brescia sia stato superiore per noi. Però purtroppo questa è la realtà. E è una grande curva sud. E questo bisogna proprio dirlo, perché hanno incitato la squadra, il pubblico è stato vicino. E adesso non lo so cosa succederà a questo Vicenza, perché... Ecco, spero che ci sia una reazione come sempre, anche se la vedo un po' difficile da salvezza. Non voglio fare drammi, però se si giocasse con tanto cuore così con tutte le partite, penso che risolveremmo molti problemi. Ecco, vedremo, dai. Così anche le prossime. Un abbraccio a te, così, Paolo. Così a caldo, vi dico così a caldo. Fatto bene, un abbraccio, sì. Ecco, vi abbraccio tutti e buona serata. Grazie, ciao a te, ciao Paolo. Ciao, 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 ciao. 0445 490 200 per essere con noi al volo. Ti leggo il messaggio anche di Leonardo che dice: effetto Balzaretti, abbiamo perso ma abbiamo visto un'altra squadra. Andiamo con la prossima telefonata, chi c'è? Sì, Raniero qui è fracasso. Ciao ragazzi, siete in diretta sulle frequenze di Stella FM, diteci. Sì. Sì, allora siamo d'accordissimi con quello che ha detto Corrado, ovviamente tutto giusto. Ti passo un attimo. Noi volevamo dire che i pali e le aste sono tiri sbagliate. Io volevo sentire da Corrado se è d'accordo sul fatto che ormai la retrocessione è cosa fatta. Lo sentiamo subito. Ciao ragazzi, buon rientro a casa. Ciao. Ciao, buon ascolto, Corrado. Ma allora, diciamo che per scaramanzia, per diciamo anche creare un po' di speranza, ho sempre citato qui la stagione 2006-2007, quando alla dodicesima giornata quel Vicenza aveva 4 punti. Purtroppo alla tredicesima quel Vicenza vinse 2-0 contro l'Arezzo e andò a quota 7, oggi abbiamo perso. Diciamo che sarà importantissima la partita di venerdì con il Crotone, ecco, credo che sia, se non l'ultima chance, una delle ultime. Prossima telefonata, pronto? Chi c'è? Sì, buonasera, Nevio da 90. Ciao Nevio, benvenuto con noi. Sì, salve. Niente, voglio solo dire che secondo me Corrado è invecchiato, perché è diventato un giornalista agito e non ammette che Vicenza oggi ha stradominato il Brescia primo in classifica.
va bene, ci sono degli errori, nessuna scusata, ci sono degli errori, ma chi gioca il calcio sa benissimo che un rigore si può sbagliare, perché l'ha sbagliato Maradona, l'ha sbagliato Baggio e l'ultimo l'ha sbagliato Jorginho. Quindi no, tiro sbagliato, palo sbagliato, ma che cavolo state a dire? Ragazzi, Vincenzo oggi ha stradominato, doveva venire a casa minimo con 5-0. Loro non hanno fatto un, scusate Carmen, cazzo. Saluti e buona serata. Grazie a te, ciao, buona serata. 0445 490 200, Corrado, vuoi aggiungere qualcosa? No, beh, per la verità se la prendeva con la telefonata precedente, perché io di rigore non ho nemmeno parlato, cioè di rigore sbagliato. Io sono dell'idea che solo chi li tira i rigori li può sbagliare. Poi per il resto, ripeto, questa partita è stata buttata via per gli errori difensivi. Prossima telefonata, pronto? Pronto? Sì, come ti chiami? Valerio da Montegalda. Ciao Valerio, sei in diretta con noi. Sì, grazie. Scusate la voce, ma quando si esce dalla sud si è sempre un po'... Senza voce, via. Senza voce. E in qualche modo noi sentiamo sempre come vincitori noi della sud. Volevo solo dire che speriamo che oggi sia comunque stata una partita di svolta, perché abbiamo visto un'altra squadra. Finalmente hanno giocato con il cuore, dispiace per i due gol che gli abbiamo regalati. Ecco. Ciao, grazie. Un abbraccio, buon rientro a casa. Ciao Valerio. Grazie. Grazie. Gianluca Torino dice: nel secondo tempo meritavamo solo noi, bravo anche Brocchi, giocando così e creando tante occasioni possiamo salvarci. Forza Lane, Gianluca che arriva da Torino, grande curva sud che ha dato sicuramente un grande contributo. Volevo un commento anche da parte tua, da dopo te lo chiedo, sul messaggio di Leonardo. Andiamo con la prossima telefonata, pronto, chi c'è? Sì, ciao, sono Ricky. Ciao Ricky, sei in diretta con noi, benvenuto. Allora, tutti qua stanno dicendo che abbiamo giocato bene, abbiamo dominato il Brescia, che insomma abbiamo perso per l'incapacità di segnare, perché puoi fare gioco ma se non segni non vai avanti, e questa partita di questa sera è la fotografia del campionato in corso. E se speriamo Crotone, forse siamo nella merda, detta anche troppo. Comunque abbiamo capito, grazie a te Ricky, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Leonardo scriveva prima: effetto Balzaretti, abbiamo perso ma abbiamo visto un'altra squadra, sei d'accordo? No, sono d'accordo sul fatto che si è vista un'altra squadra, questo senza dubbio, anche se diciamo che la verità è un po' il misto di quello che insomma un po' stanno dicendo i nostri amici radioascoltatori. Si è visto qualcosa di meglio, ma se tu domini e prendi tre gol vuol dire che qualcosa ancora devi sistemare, perché poi alla fine nel calcio contano i risultati e purtroppo oggi c'è ancora da segnare una sconfitta. Prossima telefonata, pronto? Sì, sono Andrea di Chipano, ciao. Ciao Andrea, sei in diretta sulle frequenze, ciao, di Stella FM, benvenuto. Ma io ho solo una considerazione da fare. Io non capisco perché hanno fatto 20 minuti bellissimi, cioè avevano voglia, si proponevano, siamo andati in vantaggio, abbiamo preso il gol dell'1-1 e sono arretrati, cioè secondo me è una caduta mentale più che una caduta del gioco, perché 1-1 o 0-0 è uguale, cioè gioca per la partita, perché tanto stiamo giocando contro le prime in classifica, se perdi cambia anche poco, perché non sono queste le partite che ci devono fare salvare. Però io, a me che spaventa non è tanto il gioco che ci sia non ci sia, ma è l'atteggiamento, cioè loro prendono gol e cadono proprio mentalmente, non fisicamente. Poi è chiaro che sul 3-1 fai l'arrembaggio, questa sera c'è stata anche un po' di sfortuna, ma la sfortuna in queste occasioni sono segnali negativi per la stagione. Grazie, buona serata. Grazie a te, ciao Andrea. Corrado, basta, è chiaro che quando prendi gol dopo aver fatto, come diceva giustamente Andrea, un quarto d'ora importante, probabilmente senti un contraccolpo psicologico, e lì è anche una questione di personalità, e il momento insomma in cui continui a perdere pesa molto, quindi sì, senza dubbio è una questione più psicologica che di gioco, che fisica. Andiamo con la prossima telefonata, chi c'è, pronto? Ciao Corrado, sono Pippo. Ciao Pippo, ciao. Corrado, però non si può, Dio, sbagliare un rigore del genere, ragazzi,
bisogna segnare il secondo rigore che sbaglia, non è possibile, non è possibile. Pagliaretti comunque voto zero. Ciao a tutti, forza Vicenza. Ciao Pippo, grazie a te Corrado. Ma sai, diciamo che nei miei passati calcistici, a livello dilettantistico, insomma, i rigori li tiravo e qualche volta li sbagliavo, e quindi capisco che so cosa vuol dire sbagliare un rigore. Quello lì è un rigore molto importante. Devo dire che ha fatto anche una parata molto bella il portiere del Brescia, perché il tiro era, magari non era fortissimo, ma era molto angolato. Poi è chiaro che in quel momento lì, sai, se facevi 2-2 con la spinta della Sud, non dico che si poteva anche vincere, ma mai dire mai nel calcio. È stato un errore molto pesante e stasera purtroppo, diciamo, dal punto di vista della reazione, della voglia, della determinazione, sono stati fatti non uno ma due passi in avanti. Purtroppo gli errori difensivi sono sempre quelli che condannano questa squadra, perché, ripeto, i numeri sono impietosi. 27 gol subiti in 13 giornate sono un'enormità, ma poi se si va a rivedere i gol che sono subiti, sul primo Padella fa una cosa che io non capisco cosa avesse pensato di fare, un anticipo che lì sai che se sbagli la palla l'avversario va in porta, per cui tu non devi mai prendere un rischio del genere. Sul secondo Proia si addormenta al limite del rigore col pallone tra i piedi e poi la carambola va proprio a premiare l'attaccante del Brescia. Però sono tutti errori che dipendono da gestioni non ottimali, da scarsa attenzione. Purtroppo il problema è che di tutti questi gol subiti, molti, questa squadra se li fa da soli, e quindi questa è la gravità. Poi è chiaro che, insomma, quando prendi tre pali e sbagli un rigore c'è poco da dire. Sentiamo no, anche dal punto di vista della prestazione, sicuramente in fase offensiva l'hai fatta, però poi ti sei fatto del male da solo con degli errori difensivi molto molto gravi. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, chi abbiamo in linea? Sì, ciao, sono Alessandro di Chiupano. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, niente, io volevo fare una considerazione. Prego. Una mia idea forse, però. Alla fine partita, l'ultimo fallo, che era abbondantemente da rigore perché è successo sotto la curva giusto davanti dove ero, il fatto che l'arbitro abbia fischiato alla fine, non abbia nemmeno provato a guardare il VAR, che poi mai avesse dato o meno, quello è un altro discorso. Fa anche un po' pensare, secondo me, che la società come Vicenza sia poco pesante a livello di federazione del calcio, perché con altre squadre o con altre società sicuramente il VAR sarebbe stato quantomeno interpellato o guardato. Invece noi più di diverse occasioni non siamo stati non aiutati ma neanche considerati come dovremmo meritare. Sentiamo cosa ne dice Corrado. Grazie a te, ciao Alessandro, come rispondiamo? Ma allora, diciamo che ho visto solo una volta il replay dell'ultimo episodio che cita Alessandro. Io devo dire che sono abbastanza d'accordo con lui, nel senso che è un episodio da andare a rivedere, perché insomma, mi spiace fare paragoni col calcio minore, sapete che non lo amo molto, ma è più o meno lo stesso fallo che in Inter-Juventus poi ha portato al rigore per la Juve, perché il giocatore del Brescia la palla non la prende, perché la palla va dalla parte, diciamo, opposta da dove lui avrebbe in teoria dovuto rinviarla. Prende nettamente il piede di Brosco, ed è un po' particolare il fatto che l'arbitro non abbia neanche, sia andato neanche a vedere. Questo sicuramente sì. Poi per quanto riguarda il peso della società in Lega, queste sono cose che quando poi le cose vanno male si ripetono, si ricorre sempre o quasi sempre a questi discorsi. Io credo che in Lega il Vicenza, insomma, sia anche ben posizionato, magari, insomma, muoverà i suoi passi di sicuro. L'arbitraggio di stasera in qualche episodio mi ha lasciato qualche dubbio, però purtroppo, ripeto,
non puoi appellarti al direttore di gara perché stasera la partita è stata persa, sicuramente per la IEL tre pali, ma perché di tre gol subiti due questa squadra se li è fatte da sola. Prossima telefonata, chi c'è? Sì, salve, sono Giacomo. Ciao Giacomo, benvenuto. Ascolta, io voglio fare una domanda a Corrado. Prego. A questo punto, no, se lei prendesse in mano la squadra, cosa farebbe con questi giocatori? E con tutto il discorso che continuano a fare, che è in calciomercato, prendere giocatori e tutto, ma alla fine è questa la squadra che hai e che bisogna mettere in campo. Quindi, se tu fossi al posto di Brocchi, cosa faresti? Una bella domanda, grazie a te Giacomo. Ma intanto Giacomo, finalmente stasera ho visto giocare Dal Monte sull'esterno, insomma, a parte i due pali mi pare che abbia fatto anche un assist per il gol di Proia, e l'abbiamo visto, non dico ai livelli dello scorso campionato, ma quasi. Quindi ho visto una squadra che aveva molto, per me, molta più logica rispetto a quella che aveva schierato in precedenza. Poi è normale che questa squadra purtroppo ha dei problemi sui terzini bassi e anche con tutti i centrali che sono molto lenti. Magari il difetto di stasera è stato che la squadra spesso era troppo lunga, bisognava stare più corti, più compatti, perché quando il Brescia ripartiva trovava spazi enormi. E, diciamo che è una squadra probabilmente, anzi sempre probabilmente, costruita male, perché non si capisce bene poi l'idea di base quale fosse, se non quella di giocare col trequartista, che da questi microfoni abbiamo detto tante volte non c'è, proprio per caratteristiche. E quindi l'allenatore in questo momento deve cercare di tirare una coperta che è sempre corta, perché se copri la parte, diciamo, difensiva non fai più gol, se come stasera cerchi di andare ad attaccare subisci parecchio, perché ti copri i piedi e ti scopri la testa. È ovviamente una situazione molto complicata. Di sicuro, insomma, la cosa che più mi preoccupa di questa squadra è il fatto che si subisce una marea di gol, e quando subisci tanti, troppi gol, purtroppo, cioè, se non bastano due gol per almeno pareggiare una partita, capite che è veramente difficile. Poi è vero che stasera finalmente abbiamo visto una squadra di corsa, di grinta, di determinazione, ma credo anche che con un pubblico così fosse difficile, insomma, non metterci tutto quello che ogni giocatore aveva, perché purtroppo ancora una volta almeno chi ha vinto di sponda a Vicentina è stato il pubblico, ma sarebbe bello che ogni tanto vincesse anche la squadra. Prossima telefonata, pronto? Parla Enzo di Vicenza, ciao. Ciao, 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 benvenuto, ciao Enzo. Ciao. Ciao. Pronto? Raccontaci, cosa... Sì, vieni, sei in diretta. Allora, io penso che stasera si possa sintetizzare così. La squadra ci ha messo il cuore, veramente abbiamo visto per la prima volta un impegno veramente importantissimo, però purtroppo i gol bisogna non prenderli e farli, e non siamo capaci né di farli e neanche di non prenderli, quindi purtroppo con tutto l'impegno che si vuole mettere, ma se in attacco non segniamo e in difesa riprendiamo, non si può andare da nessuna parte, purtroppo, anche se ce l'abbiamo messo col cuore, perché bisogna dire la verità, stasera la squadra è piaciuta, si è impegnata e tutto, però il centravanti nostro non può in 13 partite fare un gol solo sulla spinta del palo e sbagliare il calcio di rigore occasione su occasione. Dove vogliamo andare senza punte e senza difesa? Possiamo metterci tutto quello che vogliamo, ma se non li facciamo i gol e li prendiamo, e se mi dispiace, perché stasera sono stato anche contento di vedere la partita, perché potevano veramente la piangere, perché ce l'hanno messa tutta, però poco da fare, il calcio bisogna farli i gol e non subirli. Buona serata a tutti, grazie, a te, Gioia, un abbraccio e a Corrado. Grazie, ciao, ciao Enzo, buon ascolto con noi. 0445 490 200 per essere in diretta. Saluto Massimo da Vicenza che dice: i rigori si possono sbagliare, ma i gol li regali e davanti alla porta bisogna segnarli, ergo si perde sempre. Ciao Massimo, vediamo di leggere ancora qualcosina. Michele da Creazzo: ha ragione Corrado, non possiamo ogni partita regalare due gol, anche oggi la Jalapas, dobbiamo preparare la squadra per la C, è inutile sperare tanto, a gennaio non viene nessuno,
tanto a Crotone perdiamo con i gol di Canestrelli, ma insomma bisogna anche comunque pensare positivo, Corrado, no? Perché abbiamo ancora delle partite e dobbiamo per forza giocarcela e portare a casa dei risultati importanti. No, sai, la telefonata di Enzo mi ha fatto venire in mente cosa diceva un grandissimo del calcio passato, un certo Nereo Rocco, che diceva che una squadra perfetta, vabbè, questo Vicenza ovviamente non è perfetto, ma per dare l'idea di cosa serve nel calcio, perché lo diceva credo ormai 50 anni fa, ma è attuale, perché diceva che una squadra perfetta deve avere un portiere che para, vabbè, e questo sembra scontato, un assassino tra virgolette in difesa, cioè uno che, voglio dire, non fa passare niente, un genio a centrocampo, che era il classico regista, un Mona che segna, perché lui aveva questo termine in cui identificava gli attaccanti, e sette asini che corrono. Adesso lui lo diceva 50 anni fa, è un calcio diverso, però purtroppo, come diceva Enzo, i gol li devi fare, devi cercare di non subirli, e invece stasera i gol li hai subiti per colpa e li hai sbagliati anche per sfortuna. Prossima telefonata, pronto? Ciao, sono il Bomber, ciao Gioia, ciao Corrado. Ciao Bomber. Allora, curva meravigliosa, ragazzi in campo con tanta voglia, però io volevo parlare di un'altra cosa, perché ormai mi sto stancando. Allora, continuano a dirci che adesso la squadra è stata presa in mano dai leader veri dello spogliatoio, fanno incontri con i capi della tifoseria, adesso sì, ci mettiamo lì, facciamo tutto fatto bene, e poi i leader quando vanno in campo, in verità non sono lì, sono leader forse dentro lo spogliatoio, ma quando vanno in campo fanno gli errori dei bambini, perché Padella stasera fa un errore da ammazzarlo. L'altro va sul dischetto e per carità si può sbagliare un rigore, ma lo sbaglia un futuro leader. E allora io mi dico, ma abbiamo leader o abbiamo giocatori di calcio abbastanza scarsi? Ciao Corrado. Ciao, ciao Bomber, ciao, un abbraccio a te. Che cosa ne pensi, Corrado? Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, sai, quello che dice Roberto sono sicuramente osservazioni corrette. Diciamo che quando sei leader poi devi anche essere leader in campo. Purtroppo Padella fa un errore molto molto grave, fa proprio una scelta tattica completamente sbagliata, fa proprio una scelta di gioco che non ha nessun senso, e purtroppo il Brescia pareggia dopo 3 minuti quando magari poi si sarebbe potuto gestire la partita in un altro modo. Sul rigore mi ripeto, sai, io sono dell'idea che solo chi li tira li può sbagliare, quindi da questo punto di vista insomma sarei meno severo, ecco, continuo a pigiare il tasto invece sui troppi gol che subisce questa squadra, e voglio dire, oltre proprio ai difensori c'è anche da sistemare una fase difensiva, perché per dire, come ho spiegato prima, per me la squadra è stata troppo lunga, con troppi spazi, quando il Brescia ripartiva ne trovava parecchi, quindi anche bisognava aumentare, stare più stretti, più vicini tra centrocampo e difesa. La nota positiva, che vabbè, insomma, l'hanno studiata tutti, e che almeno stasera si è combattuto, si è lottato fino all'ultimo, purtroppo sai, i pali se sono tiri sbagliati, però è chiaro che quando prendi il palo insomma sono a volte questioni di centimetri, e quindi insomma, un po' di iella sicuramente c'è stata, forse anche un po' tanta. Bisogna che portiamo qualche cornetto in più in studio, Corrado, la prossima partita. Andiamo a leggere ancora qualcos'altro. Messaggi, non si firma, dice, ah, eccolo Roberto, l'arbitro ha aspettato a fischiare la fine perché al VAR hanno guardato l'episodio con dei puntini di sospensione. Fabio dice, come sempre Corrado ha ampiamente ragione, non si può recuperare sempre il risultato per errori, anzi ormai chiamiamoli orrori difensivi, speriamo in altre partite però con questo spirito. Vedo un messaggio vocale, lo ascoltiamo insieme. Chi c'è? Ciao Gioia, niente da dire stasera. Giocato bene, a parte i 3 errori che ci hanno costato cari. Mi chiedo solo una cosa, il Di Pardo della situazione.
Si è stoppato il messaggino, aspetta che lo rimattiamo, perdonami, secondo me si stava spostando, vediamo di recuperarlo tra pochissimo. 0445 490 200 invece per chiamarci, per essere in diretta con noi. Stavo guardando anche Corrado, il nostro amico Robertino di Casalecchio di Reno, che dice: mi consolo così, mi ha mandato la foto che sta al ristorante con il menù e sta ordinando delle cose buone, quindi credo sia una bella consolazione in qualche modo. Lui che dice: non vi chiamo perché sapete che vi chiamo quando il Lanerossi Vicenza vince, e quindi lo aspettiamo comunque anche per un saluto, perché no? Beh, insomma, il mitico, l'urlo del mitico Robertino lo aspettiamo, giustamente, come dice lui, lo fa, ci chiama e fa l'urlo quando vinciamo, speriamo di poterlo sentire presto, ecco, perché magari già venerdì sarebbe, è una partita che vale veramente doppio, perché ripeto, se non è l'ultima spiaggia ci assomiglia molto. Riprendo invece il messaggio vocale di prima che si è stoppato, lo rilanciamo. Ciao Gioia, ciao. Niente da dire stasera. Ok. Giocato bene, a parte i tre errori che ci hanno costato cari. Mi chiedo solo una cosa: il Dipardo della situazione è farsi menare in giro per il campo da un quarantenne che ormai era, boh, Palacio, boh, non so, forse quello fa pensare. Comunque sempre forza Vicenza, e un saluto a Marco e a Beppi che stanno tornando a casa nel gruppo Gatti e Gotti di Mossano. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buon rientro a casa. Come rispondiamo su questo episodio, Corrado? Beh, insomma, diciamo che è vero che Palacio ha una certa età, perché insomma, però è uno che sapeva giocare a calcio, e quando si sai giocare a calcio, finché il fisico ti tiene, insomma, ti sorregge, lui ha dimostrato anche stasera, insomma, magari di non aver più la rapidità, la velocità di quando, insomma, avevano 5-6 anni in meno. Però voglio dire, sai, anche se ha 39 anni, ha fatto vedere che è un giocatore che ha grandissima tecnica, esperienza, quando c'è da tenere la palla la tiene, quando c'è da giocare in verticale gioca in verticale, quando c'è da fermarsi a rallentare il gioco lo fa, e non so, mi ha ricordato, anche se il ruolo non è proprio lo stesso, Stefan Zvok, quando insomma giocò l'ultima annata qui a Vicenza. Sono quei giocatori che sanno sempre giocare a calcio, e anche se magari il fisico comincia a cedere un po', però insomma, hanno sempre quel qualcosa in più e sono sempre utilissimi nella squadra in cui giocano. 0445 490 200 per raggiungerci alla linea diretta. Chi sta mangiando la pizza ci ascolta, ci manda anche delle foto, ci fa anche venire fame, devo dire. Diego, buon appetito. Alessandro da Torri di Quartesolo dice: sarà comunque durissima fino alla fine, certo che dopo questa prestazione sono più fiducioso che ce la possiamo fare. Beh, un messaggio di speranza che sinceramente mi fa molto piacere leggere. Cristian da Meledo: ciao Corrado, ritieni sia presente una clausola per restituire Dio al Monza e a gennaio con i soldi risparmiati prendere un attaccante serio? Grazie e complimenti per la trasmissione. Beh, allora, il prestito di Dio è annuale, quindi scade a giugno 2022. Poi è chiaro che, insomma, se Vicenza dovesse avere questa idea, magari il Monza potrebbe anche valutare questa soluzione e Dio andare a giocare un'altra parte. Adesso diciamo che è comunque una strada che a questo momento non vedo percorribile. Prossima telefonata, pronto? Pronto? Chi c'è? Ciao, sono Daniele di Suzzara. Ciao Daniele, sei in diretta con noi, benvenuto. Ciao Daniele, scusa, ciao. Ciao Corrado, un saluto a tutti. Ciao. Niente, un anno così, speriamo bene che le cose cambino, anche se a mio giudizio il rigore andava dato. Cioè, un punto non cambia niente, la squadra è modesta, però Magalini e Di Carlo non so cosa abbiano combinato, ma per tappare le falle adesso bisogna prendere un sacco di gente, però se non tirano fuori i soldi siamo veramente messi male. Grazie della telefonata, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 0445 490 200. Abbiamo anche Emiliano che dice: questa squadra non vince nemmeno quando gioca bene, vuol dire che siamo veramente scarsi. Ormai la Serie C è dietro l'angolo, spero che la società abbia in programma uno sportivo serio. Forza Vicenza sempre. Poi Simone, Corrado, i rigori di Dio mi ricorda tanto le annate di Serie B, quando sbagliarono i rigori Paolucci e Giacomelli. Sappiamo che sono andate come sono andate poi le stagioni, con dei puntini sospesi
sospensione. Grande cuore, stasera però non basta. Beh, diciamo, se si riferiva al rigore di Paolucci a Empoli nello spareggio, quello è, diciamo che insomma fu ancora molto più pesante, perché poi determinò la retrocessione sul campo, perché mancavano 3 minuti alla fine della partita e avesse segnato quel rigore Vicenza probabilmente avrebbe vinto. Poi invece fatalità anche allora, dopo l'errore di Paolucci nel contropiede, l'Empoli segnò il gol del 3-2, anche se anche il 2-2 avrebbe condannato i biancorossi alla Serie C, anche se poi, come tutti sanno, ci fu il ripescaggio e quindi l'anno successivo si giocò ugualmente in Serie B. È chiaro che quando sbagli un rigore così importante è normale che ci sia molto rammarico, anche molta rabbia, amarezza, perché io sono convinto che mancava un quarto d'ora alla fine e andando 2-2 con la spinta del Menti probabilmente il Brescia avrebbe passato un quarto d'ora molto molto difficile. Però purtroppo il calcio è questo, la palla la devi buttare dentro e ripeto, il rigore è stato calciato, probabilmente forse l'errore lo posso sottolineare perché è stato calciato piano, anche se Joronen ne fa una parata importante. Sui tre pali, come quello che abbiamo detto prima, sono sempre tiri sbagliati, ma insomma, quando prendi il palo sei anche abbastanza iellato. 0445 490 200 sulle frequenze di Stella FM con Gioia e con Corrado. Questo è Terzo Tempo, dopo partita firmato la Nerossi Vicenza. Saluto Massimo da Tiene che dice: si parla dell'errore evidente di Padella, ma sul traversone Bruscagina apre le braccia come Brosco d'Ascoli a controllare la palla e non si accorge di Palacio. Errore su errore. Altro messaggio che ci arriva invece da, vediamo un attimo, Diego da Vicenza: vanno bene i segnali di ripresa, ma a fine campionato non interessa aver avuto sfortuna, contano solo i punti che non arrivano, e se a farci male siamo soprattutto noi con errori imperdonabili da terza categoria, allora ci meritiamo in qualche modo di essere dove siamo. È un anno nato male, continua ad andare male, per nostro merito, lo mette tra virgolette, ma nonostante tutto sempre forza Lane. Devo dire che comunque i tifosi si sentono un po' più appagati del solito, Corrado, oggi, quindi non c'è questa arrabbiatura, incazzatura anche un po' forte, perché forse hanno visto il cuore, hanno visto l'anima, la vera anima della Nerossi che sta venendo piano piano fuori. Perché, come abbiamo detto tante volte, l'idea giustamente dei tifosi è quella che si può perdere, e purtroppo, ripeto, nel calcio ci sta, perché i risultati sono 3, o vinci o perdi o pareggi. Quest'anno purtroppo si è perso tanto, però c'è sempre modo e modo di perdere. Ecco, se perdi come a Terni, come ad Ascoli, dove giochi in primo tempo, che è una cosa impresentabile, inguardabile, oppure perdi come questa sera, sicuramente c'è una differenza. Ecco che se questa squadra non subirà un contraccolpo psicologico pesante, perché insomma perdere una partita così a livello mentale può essere molto molto duro da digerire, ecco, questa è una strada che insomma ti può far sperare che ci sia qualcosa di buono. Però io sottolineo che bisogna guardare più di tutto le cose che non hanno funzionato, perché ripeto, quando tu fai 2 gol in casa e perdi, vuol dire che la cosa dove devi guardare è la difesa, perché i numeri sono impietosi. 27 gol subiti in 13 partite sono un'enormità, e se ti vuoi salvare, l'abbiamo tante volte questi microfoni, devi cominciare a fare anche qualche 0-0, qualche punticino. Adesso sei quasi condannato a fare un filotto di vittorie, perché sei tanto indietro, ma la cosa principale è che a volte si può vincere anche 1-0 e non è che è contro il regolamento. Per questo dico, la cosa adesso dove deve lavorare Brocchi è la fase difensiva, perché si subiscono gol veramente incredibili per errori gravi. Giustamente i nostri radioascoltatori hanno segnalato l'errore di Padella, l'errore di Bruscagin, ma l'errore di Proia nel gol del 2-1 del Brescia è altrettanto clamoroso. Non puoi cincischiare davanti all'attuale di rigore. A un certo punto, quando vedi che non riesci a giocarla in verticale, al limite giocala dietro, al limite spazzala via, non tenerla lì, che è ovvio che ti attaccano in 3 e te la portano via. Poi quando sei lì e la difesa sta salendo, il pericolo è matematico. Queste sono le cose dove bisogna lavorare, perché senza questi errori stasera la squadra non avrebbe mai perso.
Qualche messaggio, Gianluca Carimate, niente da fare, sembra la classica annata ove va tutto storto, stasera era giusto un pareggio, come mentalità impegno speriamo sia arrivata la svolta, vedremo a Crotone, sempre Forza Lane, ciao Gioia, ciao Corrado, ciao a te Gianluca, poi messaggio dal Brasile, stavolta è Andrea, io da mesi penso che Dio, nonostante la carriera non è una punta, è in fascia con il 4-3-3, potrebbe fare il disastro e non necessariamente per fare gol, ciao Andrea, che cosa ne pensi tu, anche se Andrea ha una tristezza nel cuore, però siamo già proiettati un po' anche verso la prossima partita. Guarda, è un ruolo che diciamo gli hanno tentato di far fare, lo stesso Brocchi a Monza gli faceva fare quel ruolo lì, ma devo dire a Andrea che lui non lo ama molto quel ruolo, quindi quando gioca diciamo largo, attaccante esterno largo, lo fa tra virgolette un po' controvoglia, quindi diciamo che non ha mai reso tantissimo in quella posizione, anche se io sono d'accordo che per caratteristiche potrebbe farla. Il problema di Diogo è che sta sbagliando o non sta trovando, ognuno la pensi insomma come vuole, dei gol che dovrebbe fare, perché per me il rigore, ripeto, lo sbaglia solo chi lo tira, ma quando lo si presenta solo davanti al portiere del Brescia gli tira praticamente addosso, e per me è più grave quell'errore che quello del rigore. Io da modestissimo ex attaccante trovo più grave quell'errore dove tu ti presenti davanti al portiere e gli cadi, poi io non ha un riflesso, mette la mano per carità, ma di fatto il tiro era nella sagoma, verso, proprio dritto per dritto verso la sagoma del portiere, e invece aveva tutta la porta a disposizione. Per me tra i due gol mancati è più grave quello su azione. Dai, ultime telefonate 0445 490 200 sulle frequenze di Stella FM. Andiamo a rispondere anche al messaggio di Alessandro che dice: Corrado, se prendiamo uno svincolato da regolamento può giocare anche da subito? Se si è svincolato entro il 31 di agosto, ultimo giorno di calciomercato, sì. Se si è svincolato dopo, no, deve attendere il gennaio. Quindi bisogna capire quando si è svincolato. Se si è svincolato prima della chiusura del calciomercato estivo può giocare da subito, se invece l'ha fatto dopo allora bisogna aspettare i primi giorni di gennaio. Chi ha la memoria diciamo buona si ricorda che quando arrivò Cinelli a Vicenza, preso dall'allora direttore sportivo Seber, giocò a gennaio perché si era svincolato dal Chievo fine settembre, primi giorni di ottobre, e quindi non si allenò a Vicenza tutto dicembre, ma poi giocò a gennaio quando venne riaperto il mercato. Saluto Cristian dall'altra parte, dice: due gol di pregevole fattura ma due regali per i gol degli avversari che sono incomprensibili, com'è possibile che in Serie B si facciano questi errori così gravi? Ciao Cristian. Saluto anche Francesco Fiocchetti che dice: questa sera ero allo stadio, questa è stata la prima bella partita dell'anno che ho visto, non hanno mai mollato per 90 minuti, dispiace solo per il risultato. Vediamo di rispondere anche a questo messaggio. Non si firma e dice: ma perché Giacomelli gioca poco? Ma queste sono scelte assolutamente tecniche di Brocchi, perché Giacomelli sta bene, quando è entrato stasera insomma mi pare che ha fatto vedere anche voglia, determinazione, insomma uno che ovviamente ha attaccato la maglia, per cui sta bene, atleticamente sta bene, quindi sono assolutamente delle scelte puramente tecniche. Tra l'altro trova anche un gol insomma diciamo anche favorito da un errore abbastanza evidente del portiere del Brescia che ha parato tutto, ma lì insomma è stato sicuramente colpevole. Però ecco, diciamo che il fatto che Brocchi non lo faccia giocare al primo minuto sono scelte puramente tecniche. Ci sono un paio di messaggi vocali, direi che possiamo ascoltarli, partiamo da questo, dovrebbe essere Peo, Corrado, vediamo, può essere? Ciao, sì. Bestioline, ciao. Sono Peo. Ciao Peo. Volevo fare tanto di cappello a quasi tutta la squadra, Brocchi compreso, e tanto di cappella a Proia, Dio e Padella. Consiglio assolutamente il ritiro a Monteberico, dove c'è una vita molto più rigorosa. Buonasera a tutti, un abbraccio. Ciao anche a Peo, Corrado. È la vita rigorosa, magari poi sai, durante appunto i momenti di diciamo di quiete dopo la preghiera si potrebbero provare appunto anche i rigori.
buttiamola un po' sul ridere, perché Peo insomma ci fa sempre sorridere, anche se insomma anche stasera dobbiamo ingoiare un rospo amaro. Poi se hai colto il Brescia, sempre una grande rivalità, per cui è una sconfitta che pesa doppia, e anche perché, ripeto, non ho visto un Brescia proprio da primo della classe, l'ho visto un po' in sofferenza, tanto in sofferenza, perché insomma quando poi concedi così tanto agli avversari, però sai, nel calcio poi ci sono anche quelle annate in cui ti va quasi tutto dritto e quasi tutto storto, e stasera al Brescia è andato quasi tutto dritto e al Vicenza quasi tutto storto. Ma ripeto, tutto nasce però dagli errori difensivi che la squadra biancorossa ha pagato a caro prezzo, e questa è la legge del calcio. Purtroppo questo è il tallone d'Achille più grave di questa squadra in questo momento. Si prendono una marea di gol, e nel calcio quando prendi troppi gol poi fai fatica a fare punti. Salutiamo anche Cati da Creazzo, saluto Luigi sempre da Creazzo che dice: la gente non è nemmeno più arrabbiata perché in gran parte rassegnata. Secondo me uno dei misteri della storia bancorossa riguarderà appunto questo ritiro, immagino sia quello di Asiago, fatto da Di Chiaro e il suo staff, che hanno presentato a un inizio campionato una squadra in condizioni fisiche indecorose, nessuno straccio di gioco, giocatori in confusione, tattica perenne, vabbè, forza la Nerossi. Ciao Luigi, magari chiamaci ogni tanto, 0445 490 200, messaggi lunghi, magari chiamateci o mandateci anche il messaggino vocale. Simone, saluto quest'altro messaggio, stanno mangiando una grigliata alla faccia nostra, Corrado. Beati loro, devo dire. Saluto Graziano, Michele, Alex e Chris che erano alla partita e adesso si sono così fermati un attimino, questa gioia del palato, e anche noi vi pensiamo. Poi vediamo un attimo, 0445 490 200, ricordo sempre il numero magico per interagire con noi, quindi per chiamarci, fare dei commenti sulla partita, ovviamente fare anche delle domande al nostro Corrado Ferretto. Un messaggino vocale corto, forse probabilmente un saluto, immagino. Ciao Corrado, ma secondo te l'ultima spiaggia è Crotone o c'è qualche altra possibilità di salvarci? Diciamo che Crotone vale tantissimo, perché se dovessimo, ahimè, perdere anche a Crotone, allora veramente diventa, cioè già è difficilissima ovviamente, ma se perdi anche lo scontro diretto di Crotone diventa quasi impossibile. Diciamo che se non è l'ultima spiaggia ci assomiglia molto. Messaggio vocale, chi c'è? Sentiamone un altro. Come ben sentite delle voci, sono appena uscito dallo stadio Menti, sto andando verso Schio con un bel po' di nebbia, una fitta nebbia agli articolli, e volevo dire una cosa importante. Intanto che ho visto i ragazzi molto vogliosi fino al 95esimo e oltre, come gli chiediamo noi della curva, e il voto per la curva sud di oggi, voto 10 lode, solo la coreografia vale più di una vittoria. Speriamo di andare avanti così, e andando avanti così secondo me riusciamo anche a, non dico quelle parole lì, però vedremo nelle prossime puntate cosa potrà succedere. Ciao anche Alvise, la curva che è praticamente il 12° giocatore in campo. Ma sai, questi microfoni abbiamo sempre detto tante volte che la tifoseria biancorossa merita un elogio, ma sai, non fa neanche notizia, perché credo che chi conosce bene il calcio di Vicenza sa che la tifoseria biancorossa c'è stata sempre, c'è, ci sarà sempre, è l'unica certezza che possiamo mettere sul tavolo, qualsiasi sia la squadra, qualsiasi sia la società. Io credo che i tifosi biancorossi non mancheranno mai, perché sono legati alla maglia, ai colori, indipendentemente da chi la indossa. Poi è giusto arrabbiarsi quando magari i giocatori non onorano questi colori, proprio per il valore che ha la maglia biancorossa. Quindi ecco, stasera magari perlomeno si può dire che dal punto di vista dell'impegno e della determinazione non c'è stato niente da rimproverare alla squadra, e questo è un passo in avanti. Poi ripeto, purtroppo nel calcio contano i punti, e stasera non è arrivato neanche uno. Di certo, questo voglio dire, è sicuro, ci sono più possibilità di vincere le partite giocando come stasera, magari cercando di limitare gli errori difensivi, che come si è giocato al primo tempo ad Ascoli, a Terni. Ecco, quello che mi piacerebbe vedere è una crescita del concetto di squadra, questo
questo Vicenza non è ancora proprio squadra. Anche stasera sono state tante situazioni in cui la volontà, la grinta, il singolo, insomma, hanno diciamo, dato il là a una ripresa tutto cuore, tutta determinazione. Però poi molto spesso ho visto in campo un 11 molto lungo con tanti spazi, ecco, diciamo, giocare più vicini uno per l'altro. Se si riesce a fare anche quel passettino lì e magari si riesce anche a rinforzare la difesa, sicuramente sono convinto che si possa invertire questo trend negativo. Di sicuro almeno stasera si è fatto uno, un passo avanti, forse anche due. Poi qualcuno mi dirà che non era difficile dopo le prestazioni inguardabili di Ascoli, soprattutto nel primo tempo, di Terni, insomma. E quindi è chiaro che dobbiamo guardare il... Siamo già alla prossima partita, che è quella di venerdì, Corrado. È quella, come dicevo, sta proprio arrivando lì. Sai, il Crotone è terzultimo ed è uno spareggio, anche se siamo... a novembre parlare di spareggio è sicuramente prematuro, però come ho detto rispondendo al vocale di prima, non è ultima spiaggia, perché a novembre è difficile parlare di ultima spiaggia, però ci assomiglia tanto. Però con questa mentalità davvero si è vista un'altra squadra. Saluto Andrea che dice: se avessimo sempre giocato così, questa è una bella formazione. Renato: il Vicenza fa la prima buona partita della stagione dominando il Brescia per gran parte della gara, ma un po' la sfortuna, un po' la scarsa qualità dei giocatori, un po' anche l'arbitraggio scadente ce la fanno perdere, però immeritatamente. Vediamo Nicola: per piacere non parliamo di sfortuna, qui non c'è nessuno in grado di spaccare la rete. Dall'altra parte, altro messaggio: Dio, fatto di tutto per perderla, Dio dovrebbe comunque essere messo fuori rosa. Secondo te è giusta questa osservazione, Corrado, o serve all'interno della squadra e serve ancora? No, beh, insomma, adesso sai, se ogni prestazione negativa un giocatore dovesse essere messo fuori rosa, credo che in quest'anno a Vicenza in campo ne potrebbero andare pochi. Io capisco che quando si sbaglia un rigore i tifosi dicono: ma no, ma perché l'ha tirato lui, doveva tirare quell'altro. Poi come se, lo dico sempre, no? Come se quell'altro avesse fatto gol sicuramente, che non è così. E sicuramente il problema di Dio, che essendo un attaccante ha fatto finora solo un gol, quando a Cittadella e a Pordenone ne ha fatti sempre in doppia cifra. Quindi questo è il problema di Dio in questo momento. Poi probabilmente ha molte responsabilità, per quando un attaccante non segna sicuramente ha le colpe proprie. Vediamo anche che magari stasera gli sono arrivati tanti palloni, in altre partite non è che, insomma, che avesse avuto tutta sti passaggi, sti rifiniture, ste situazioni per andare alla rete. Per cui è tutto un insieme di cose. Poi che lui potesse fare di più e che fino a questo momento sia una delusione, non ci sono dubbi, ma purtroppo è in buona compagnia, perché abbiamo citato Proia, abbiamo citato Brosco, abbiamo citato Del Monte, che stasera invece ha fatto molto bene, abbiamo citato Meggiorini, abbiamo citato Padella. Cioè, vedete che tutti quelli che erano a Vicenza stanno rendendo meno dell'anno scorso, e tutti quelli che sono arrivati a Vicenza, o quasi tutti, stanno rendendo meno di dove erano nella stagione appena conclusa. Se tutti stanno rendendo meno, un motivo ci sarà, e spetta, come sempre dico, sia allo staff tecnico ma anche alla società, cercare di capire perché sta succedendo questo. Perché se Proia è stato votato miglior centrocampista della Serie B dello scorso campionato, Serie B che non è finita 10 anni fa, è finita a maggio, quindi non è che siano passati anni. Se Brosco ad Ascoli è stato il miglior giocatore dell'Ascoli, che ricordo a gennaio aveva 14 punti e poi si è salvato, beh, insomma, anche lì, se qua è arrivato il fratello Brocco, oppure c'è qualcosa da sistemare. Ma ripeto, ma anche Cappelletti, che per esempio stasera non ha giocato, non è il Cappelletti dello scorso anno. Io vedo che tutti quelli che c'erano, quelli che sono arrivati, stanno rendendo molto al di sotto delle loro possibilità. E allora una domanda magari lo staff tecnico e la società se la dovrebbe fare, e soprattutto dovrebbe cercare di correre ai ripari. Probabilmente lo sta anche cercando di fare, però noi da fuori che guardiamo i risultati per il momento non li vediamo.
Saluto Paolo da Tiene che dice: oggi nonostante l'ennesima sconfitta ho visto cuore, ho visto grinta, ho visto voglia e per assurdo ho più fiducia anche in questa impresa. Mi piace la parola impresa, adesso si trasformerà Corrado in un'impresa. Messaggio Claudio Creazzo: finora l'unica gioia la bellissima donna che lavora a Radio Stella, eccomi, ma anche un quel bell'uomo che è davanti a me, il nostro Corrado, ci mancherebbe altro, i complimenti facciamoli a tutti e due. Fabrizio: il problema immenso, dice, la difesa, con questi difensori non ce la faremo mai. Il problema è questo: questi difensori possono effettivamente cambiare, Corrado? Possono fare meglio di come li stiamo vedendo? Oppure no, c'è bisogno di un cambio, ma di cambio di giocatori? No, beh, la difesa, io credo che, cioè, se avessi solo una possibilità di rinforzare un reparto, andrei a rinforzare la difesa in questo momento, perché ripeto, se tu non prendi gol, un punto lo fai sicuramente, se non prendi gol fai 0-0, mal che vada fai 0-0. E però non puoi subire sempre gol. Poi ogni volta che, non so, c'è una situazione particolare, anche stasera passi in vantaggio, per carità, era il 18esimo, quindi tutta una partita da giocare, ma poi se tu riesci a tenere il vantaggio, riesci anche a impostare la partita in un altro modo, magari riesci anche a ripartire, stare più compatto dietro, e invece non passano neanche 3 minuti che fai 2 errori clamorosi nella stessa azione e loro ti pareggiano. E questo anche a livello, diciamo, mentale, a livello psicologico, è stato un caricare il Brescia, che, insomma, si era vista abbastanza brutta all'inizio, e far cadere il morale della squadra di Brocchi. Tutta una serie di situazioni che purtroppo hanno poi portato a questa sconfitta. Per cui il reparto, se mi dicessero rinforza uno solo dei reparti, perché puoi fare solo questo, andrei a rinforzare la difesa, i terzini anche, insomma, non è che stanno facendo, quindi insomma è una difesa dove c'è tanto da mettere le mani. Poi ripeto, adesso c'è un nuovo DS, c'è Federico Balzaretti. Infatti Mario ti fa una domanda proprio su di lui, dice: ancora una sconfitta, iella, ma grande partita, effetto Balzaretti? Cioè, questo effetto si sta vedendo in questa partita, Corrado? No, beh, allora Balzaretti, l'effetto Balzaretti lo vedremo a gennaio, quando farà il mercato, perché non è che, insomma, è arrivato e magari ha portato un po' di entusiasmo, per carità, però insomma credo che la partita di stasera sia frutto di una settimana anche particolare, con la tifoseria biancorossa che ha caricato molto l'ambiente, insomma tanti striscioni in città, ha cercato di dare tutto quello che poteva dare per far arrivare i giocatori carichi al massimo per vincere questa partita. Diciamo che la squadra ha risposto dal punto di vista della grinta, della determinazione, ha dato un segnale di ripresa, di miglioramento. Purtroppo però non è bastato. Balzaretti credo che c'entri poco, anzi secondo me non c'entra niente in questa partita. Prossima telefonata, chi c'è? Sì, ciao, sono Renato. Ciao Renato, benvenuto. Niente, sentivo parlare, io ero alla partita, chiaramente tutto giusto quello che dice Corrado, chiaramente. Però io mi chiedo, ma tutti vogliamo capire il motivo per cui il Vicenza è così, chi ha scelto i giocatori, perché il ritiro ad Asiago è partito, diciamo, lì l'annata. Però io percepisco anche che magari ci sia stato qualcos'altro che dovrebbe dirlo la società. Cioè, se tu magari stai progettando di vendere la società e o stai aspettando che anche qualche altro socio di minoranza già all'interno della società e tu per defilarti, queste cose, voglio dire, percepiscono i giocatori, le percepiscono gli allenatori, che tu in fase di precampionato chiedi un Dariva, chiedi un Berroato, insomma un piccolo sforzo di poche centinaia di migliaia di euro non fai. Cioè, uno cosa deve pensare, voglio dire, uno dei tre da voi cosa può fare? Cioè, è una logica conseguenza, ti porti la notte, c'è il Berroato, tieni da lì, insomma, forse lì ci sarebbe stata una logica nella crescita della squadra. Tutto questo non c'è stato, è stato preso il personaggio un po' così a casaccio, malumori sono aumentati, i risultati non arrivano. Cioè, quasi per sentore che società ci stia un po', diciamo così, dileguando. Allora io dico, questa società
deve dire noi vogliamo fare, esempio, Cittadella, l'anno di Marino retrocesse, presero in porta il portiere di Vicenza, che mi sfugge il nome adesso, di Montecchio. Sì, Alfonso, sì. Esatto, Alfonso, Sgrigna lasciò il calcio, andarono su subito e poi hanno iniziato la cavalcata. Benissimo, vogliono fare così. Pensano di mettere dentro tutti dall'under 17, la primavera. Lo dicono almeno, perché è inutile fare questi proclami, l'Atalanta, non l'Atalanta, tutte queste cose, quando tu non ci arriverai mai, visto come sono le condizioni adesso e visto anche com'è un po' il spirito della mentalità, perché però sarebbe più giusto dire benissimo, andiamo in C, stiamo già progettando, perché abbiamo dei giovani interessanti, abbiamo cambiato il parco scout, abbiamo Bazzaretti, partiamo da questa base, cioè. È necessario che Bazzaretti sia il nuovo Marchetti, non lo so, cioè tutti speriamo in un qualcosa, ma sarebbe più obiettivo, più sincero, con l'unica pecca, che non so intanto se il mio rosso sia di Gabriele, cioè un appassionato così del Vicenza, piuttosto che diciamo uno che vede sempre l'affare dietro l'angolo. Poi per cui le persone possono pensare anche questo, per cui deve lamentarsi se qualcuno nei social scrive, voglio dire, ecco, perché la risposta sono i 6.000 le persone che vanno ancora allo stadio, perché i tifosi sono così, però ecco, ci vuole un po' più di coerenza, non parlo neanche di rispetto, perché ormai rispetto oggi è difficile trovarlo, ma di coerenza, non per noi, più per loro stessi, perché i tifosi, ripeto, rimangono e i personaggi se ne vanno, però almeno dirlo. Perché queste cose poi mai si trapelano anche nella squadra, se già è un po' deboluccia, insomma c'è un po' di razzismo, per cui certi comportamenti secondo me derivano anche da questi aspetti qua. Chiedo a Corrado se è d'accordo, probabilmente basta, e speriamo. Già l'occhio alla prossima partita, Renato. Esatto, già l'occhio alla prossima partita. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona serata, un abbraccio a te. Ciao. Come rispondiamo, Corrado? Ma insomma, la società ha preciso domanda, ha detto che non ha intenzione di mollare il progetto, che ha intenzione di andare avanti, che se dovesse essere Lega Pro, Serie C, insomma, ognuno la chiami come vuole, ha intenzione ovviamente di risalire subito, di fare una squadra che possa vincere il campionato. Ha anche detto che insomma finché c'è speranza non si molla, quindi credono nella salvezza, e soprattutto hanno ribadito il fatto che insomma stanno lavorando anche sullo stadio, quindi stanno portando avanti questa il programma che avevano in mente quando hanno preso il Vicenza. È normale che insomma è già un fatto che lo dicano, poi è ovvio che bisogna anche portare i fatti, perché hanno anche detto che il progetto prevedeva la Serie A in 5 anni. Adesso, per carità, come ho sempre detto a questi microfoni, se sono 6, 7 nessuno si sarebbe lamentato, però è brutto dirlo, ma se si retrocede di anni, ne sono passati 4 e sei in C da dove sei partito, e quindi per questo io dico, nel calcio gli obiettivi non si dichiarano, si conquistano, ecco, quindi diciamo che serva da lezione questa annata dove si doveva alzare l'asticella, dove c'erano i playoff da conquistare, e nel calcio bisogna parlare poco e fare fatti. Purtroppo finora la stagione è assolutamente da dimenticare, e sottolineo che per quanto mi riguarda le responsabilità sono assolutamente della società e della parte tecnica dei giocatori, perché i tifosi, che intanto non si possono dividere da tastiera, da stadio, perché questa è una follia che non... Vabbè, ognuno dice quello che ritiene più opportuno, molti che scrivono su Facebook, insomma, sui social, sono quelli che vanno allo stadio, per cui insomma è una divisione assolutamente che non ha nessun senso, ma comunque i tifosi sono quelli che anche stasera hanno dimostrato un attaccamento straordinario, e anche stasera la loro partita l'hanno vinta, perché insomma nella partita delle curve dei tifosi i biancorossi hanno sicuramente vinto, e vinto anche abbastanza nettamente, per cui la parte sana di questo momento rimangono i tifosi. Purtroppo però i tifosi non fanno gol,
hanno fatto di tutto, anche di più in questa li settimana. Li hanno spinti, li hanno sostenuti, hanno fatto una coreografia bellissima, per cui io ai tifosi biancorossi non posso che fare i complimenti e non posso che applaudirli, perché ripeto, loro non hanno niente da rimproverarsi. Siamo in chiusura invece, Corrado, un'occhiata la vogliamo dare anche alla prossima partita, quella di venerdì contro il Crotone. È quello che dicevo prima, per me insomma, parlare di ultima spiaggia a novembre è sicuramente prematuro, perché poi insomma il calcio mi ha insegnato che le frittate a volte si girano in fretta, e quindi mai dire mai, però diciamo che a Crotone proprio non puoi perdere per nessun motivo al mondo, perché se perdi anche a Crotone vuol dire che allora non è più un'impresa, diventa quasi un miracolo sportivo quello che devi fare per salvarti, per cui è una partita che vale tantissimo. Ecco, se si giocherà con lo spirito della ripresa, si riuscirà a limitare gli errori, beh insomma diciamo che la possibilità di fare punti c'è, però sai, con i secoli ma nel calcio non si fanno punti, per cui quello che ho detto prima, le chiacchiere ormai stanno a zero, bisogna vincere le partite e bisogna vincere sul campo. Ragazzi, noi ci diamo appuntamento a venerdì, la partita è quella contro il Crotone, la partenza alle 18 con la radio cronaca esclusiva firmata Giovanni Barcaro, e poi la squadra del post partita terzo tempo, ovviamente la mia voce con Corrado Ferretto. Ragazzi, da Gioia e Corrado è veramente tutto, vi auguro una buona serata, un buon divertimento e una buona cena, perché tutti si sono presi abbastanza tardi, anche io e Corrado adesso andiamo a sgranocchiare qualcosa, e ancora grazie di essere stati con noi. Ciao a tutti. Terzo tempo biancorosso, la voce del tifoso. Terzo tempo biancorosso, la voce del tifoso, in collaborazione con... La banca che cercavi è proprio vicina a te. Banca Mediolanum è un punto di riferimento per tutti i servizi bancari, finanziari e assicurativi. E hai un family banker a tua disposizione che conosce i tuoi bisogni e ti aiuta a individuare le soluzioni più adatte ai tuoi progetti di vita. Vieni a trovarci a Vicenza in Piazzale Giusti 8/10 o chiamaci allo 0444 56 03 33. Messaggio pubblicitario, canone del conto gratuito per i nuovi clienti, fogli informativi e documentazione d'offerta su bancamediolanum.it. Avete ascoltato Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso. Stella.